Stava tantissimo. Ma non è lunga un po' di lampone, dire qualcosa. Vedere anche ci sia soccorso. Cioè non c'è niente, esatto. Per fare un giro. Non si che... sono, c'erano ieri. Ah, che allarme strano. Adesso siamo già partiti. No, no, non leccare, scusi. Cercare anch'io sempre. Ah, meno male. Mi scusi, perché cosa? Ma guarda, sì, Cosimo. Cocca. Siamo Cosimo. No, la mira siamo a Lucy. Con un freddo che si gelava. Come un'animatrice. Le braghe rosse. Quando lavora si vuole fare Valenza, no, ma cosa mi sono fatta malissimo? No, perché Loris mi aveva chiesto. Mi ha fatto tutto quello lavoro là, quindi io sarei toccata. Come al parco da me. L'avevamo portato anche l'anno scorso. Nel 65 è sta funivia? Sì, ma nel 68 bravo, ma non credo. Uscio no, non l'ho sentito mai. L'avevo messa nello zaino, non ti posso dare quando saliva? A chi lo vuole che dai? Sotto vediamo i lavori per la nuova seggiovia, la maccione bella, riposizionamento della Val di Norf di Ravascleto. Ravascleto, sì. E a destra vediamo la seggiovia, la maccione Bianca Vallaro, che una volta era carenata. Qui invece siamo sulla Funivia, passo per Luca Bianca Vallaro, una del 1965. C'era una seggiovia. Più corta della doganaccia. Adesso guarda i lavori che hanno fatto. Ha messo la stazione, o quello, no, quello là è la lago della ninfa che sta girando. Poi li guarda un po' laggiù. Ah sì, quella bisognerà che sia pronta per quando. Lì hanno detto che era pronta, mi dicevano che mangia lì da me. Cioè da me devo subire a posto. E forse a metà settembre che sono consegnato. Visto che cementi? Cementi? Con gli sci d'inverno questa si sta strettissima, immagino. Quanto è la capienza? 20 persone. Quanto? 20. 20? Ma questa è più grossa, io vorrei aver preso l'altro giorno. Detta anche d'inverno, magari quella di là sarà più affamata. Sostegno e si volerà. Sono un po' lo schiavo della partita io. Sai com'è. Dove arriva? Lì, davanti a noi. Arriva lì vicino alla maccione Bianca Vallaro. Una volta Bianca Vallaro arrivava anche in materza seggiovia. E la seggiovia Ventolara, smantellata nel 2011 mi pare. Ha funzionato fino al 2011? Non funzionava mai, perché se si chiamava Ventolara c'era un motivo. Perché? Perché era in una parte in cui c'era sempre molto vento, che peraltro la faceva scavolare. Perché quello è stato il riposizionamento artificiale. Di che impianto? Le polle Baggiola. No, non lo so. Riposizionato nel 2000. E poi quando la proprietà è diventata la stessa della Lamancione Bianca Vallaro, hanno preferito dare più passaggi alla Lamancione Bianca Vallaro e tenere solo quello. E quindi adesso funziona. Un altro pianeta. Sì, lo so, su tutto, su tutto. E quella là in fondo è messo sulla punta del Cimon. No, non è la punta del Cimon. Così. La buca del cimone arriva qua? No, arriva più a sinistra. E forse c'è lo stesso quadrato. Infatti, non ho detto che era allora è la buca del cimone. Ma come se non ci fosse un altro? Seggiole, però, non era originale. Lo posso immaginare. Davvero? Ah, qua rifugio Bianca Vallaro. Adesso faccio sul capanno, non so, non so. Ma allora, mamma te,
Quella dei lavaccioni, ce la rimonta, tutto qua. Oh, penso a te. Certo, se ci fosse scritto specialità marinare sarebbe. Le funiche vecchie hanno normale questo fenomeno. Oddio, Simone, eh? Interessante questo impianto. Adesso cerco di non tirare dentro l'oro. Vabbè. Adesso esco e faccio una. Aspetto che escano tutti, che così non riprendo nessuno. Va bene, tanto siamo sul suolo pubblico. Sì. Avanti. Buona giornata. Ciao. Al prossimo impianto.